Questo è il ciclo Stirling che ho chiamato reale perché i pistoni, cioè il pistone di lavoro e il dislocatore, si muovono invece contemporaneamente. Infatti è impossibile realizzare veramente una macchina termica reale dove i due pistoni si muovano in modo separato. Cioè si muovono a scatti, prima uno, poi l'altro, poi uno, poi l'altro. In realtà è molto più pratico farli muovere insieme con uno sfasamento di 90 gradi. Quindi il pistone di lavoro in particolare, in ritardo di un quarto di periodo rispetto al dislocatore. Lo sfasamento di un quarto di periodo riproduce in modo approssimativo il movimento alternato o ideale dei due pistoni. Dunque, nella realtà, immaginiamo di iniziare dallo stato A, che è la situazione di volume minimo. Il pistone di lavoro, infatti, è in posizione tutta avanzata, quindi il volume del gas è minimo, e il dislocatore, però, sta a metà del suo movimento, sta arretrando, per lasciare scoperta la sorgente calda e coprire quella fredda. Il pistone di lavoro intanto arretra anche lui perché inizia la fase di espansione isoterma, quindi deve aumentare il volume dell'aria e intanto il dislocatore completa l'arretramento per lasciare scoperta la zona calda, così che l'aria possa assorbire il calore dalla sorgente calda. L'espansione continua, il pistone di lavoro arretra ancora, ma il dislocatore comincia a spostarsi a sinistra. Quindi inizia la fase di raffreddamento, vediamo infatti che l'aria comincia a cedere calore alla sorgente fredda. Poi mentre il dislocatore completa l'avanzamento e scopre completamente la sorgente fredda, intanto però il pistone di lavoro ha già iniziato a comprimersi, cioè a comprimere il gas riducendo il suo volume. Quindi è già iniziata la fase di compressione isoterma alla temperatura fredda, come infatti leggiamo qua, compressione isoterma. Compressione che si completa quando il pistone di lavoro raggiunge il volume minimo, ma a quel punto il dislocatore già sta arretrando per scoprire la sorgente calda, quindi sta già iniziando il riscaldamento che dovrebbe essere isocoro. La situazione reale rappresentata nel piano PV quindi non è formata da quattro trasformazioni nette, due isoterme e due isocore, ma è piuttosto un ciclo che viene, un loop che viene disegnato in modo un po' così arrotondato, dove per esempio la fase di riscaldamento di A, invece di essere un'isocora, comprende un po' di compressione del volume. Infatti vediamo che durante la fase di riscaldamento il volume un pochino diminuisce e un pochino poi aumenta. Quindi la fase di riscaldamento è sì un riscaldamento con assorbimento di calore, ma è un po' di diminuzione di volume, un po' di aumento di volume. Allo stesso tempo la fase di raffreddamento BC è un po' contemporanea a un po' di espansione e contemporanea poi a un po' di compressione, quindi c'è un po' di isoterma e un po' di isocore insieme, e di nuovo un po' di isoterma e un po' di isocore insieme anche durante la compressione. Ricordiamo che questa infatti era la situazione reale, dove il pistone di lavoro è in ritardo di un quarto di periodo rispetto al dislocatore. Vediamo infatti che ora il dislocatore arretra, un quarto di periodo dopo arretra anche il pistone di lavoro, ora il dislocatore avanza a sinistra, un quarto di periodo dopo fa lo stesso anche il pistone di lavoro. Quindi il pistone di lavoro segue i movimenti del dislocatore, però in ritardo di un quarto di periodo. Ora prova a seguire sul ciclo reale quello che fa il pistone, quello, insomma, come si comporta la macchina di Stirling in questa animazione virtuale. Ora siamo al volume massimo e ora al volume minimo, quindi ora stiamo in questo punto, inizia la fase di espansione con riscaldamento del gas, volume massimo, inizia la fase di compressione alla temperatura bassa. Infatti vediamo adesso il gas si riscalda, diventa rosso, il volume aumenta, ora il gas si raffredda, diventa blu, intanto che il volume diminuisce, e quindi stiamo percorrendo il ciclo di Stirling esattamente tra il volume massimo in questo momento, poi il volume si riduce, volume minimo e volume massimo di nuovo. Vediamo appunto che l'espansione avviene ad alta temperatura e la compressione dovrebbe avvenire a bassa temperatura.